una zona di guerra. E in mezzo alla zona di guerra c'era un ragazzo biondo con gli occhi azzurri che prendeva questi ragazzi e li abbracciava e li baciava e tutti questi. E quello? Cioè io da questo posto vorrei alzarmi e uscire subito urlando: ah, che schifo! Però ancora di più voglio essere come me. Quello sì che è bello, no? Quella è una cosa assurda quello che sta facendo. Quelli lì con la tubercolosi li sta baciando, ma è proprio... Allora ho deciso di rimanere e piano piano il mondo ti si capovolge completamente, no? Cioè le priorità ti si capovolgono. Allora la prima cosa che capisci è cosa è importante. Allora, visto che stavamo parlando della vita, no? Come si fa a capire cos'è la vita? Attraverso la morte. Ovviamente, gli opposti, no? Allora, se te vuoi conoscere il campo in cui stiamo giocando, devi conoscere qui si nasce e qui veniamo espulsi dal campo. Questo da qui a qui si gioca. Allora, conoscere dove finisce il gioco. E quella è una cosa trascendentale. Quella è una cosa incredibile che non ci fanno più vedere. Nella nostra società ora non usa più stare coi nonni mentre muoiono i genitori. Loro vanno tutti in ospedale, vivono una settimana di più, mi raccomando, perché con tutti i trabiccoli qui, poi li mette la televisione, poi li attaccano così, poi stanno così e vivono una settimana di più e poi muoiono da soli in ospedale. Noi non assistiamo a questa cosa. Invece Madre Teresa, che era una persona un po' strana, ci faceva stare lì e tenergli la mano mentre morivano. Questo era il nostro lavoro. Prima bisognava raccattarli per strada, poi pulirgli la cacca, poi lavarli, poi dargli da mangiare, però il più grande privilegio, il momento più importante di tutti, era quando stavi lì e gli tenevi la mano mentre morivano. Dirai, perché? Cazzo serve sta storia? Questi qui sono dei vecchietti che stanno morendo e io devo perdere il mio tempo a tenergli la mano? Sono già andati via, non servono a nulla alla società, no? Nulla. Un bambino, se te lo curi, cresce e produce e aumenta il PIL dell'Italia. Un vecchietto che sta morendo non serve a un cavolo, perché tanto se ne va, non produce nulla. Perché dobbiamo dedicarci così tanto a uno che sta morendo? Allora ti metti lì, gli tieni la mano, e poi mentre gli tieni la mano succede una cosa veramente mistica, nel senso che quel vecchietto che si chiamava, non si sa nemmeno spesso perché non riescono nemmeno a parlare, da un momento all'altro lui scompare. Però ogni pelo di quel vecchietto, ogni pezzo di carne, ogni occhio, ogni cosa, rimane lì. No? Te lo stai tenendo stretto per questa mano, questo è il tuo lavoro, però tutto quello che è più importante di quella persona, da un secondo a un altro va via. È una cosa veramente strana, Davvero, se lo fate, e vi conviene farlo con un nonno o qualcosa, perché è una cosa... Com'è possibile? Io ho passato la mia vita a curare sto corpo e queste cose, a tenermi, e però quel corpo c'è ancora, no? Il corpo c'è ancora, però la persona non c'è più. Allora incomincia a pensare che forse quello che sei, la parte più importante di te, è qualcos'altro che è dentro al corpo e non è il corpo. E viene a tutti quelli che lavorano lì normale, cioè nessuno ti deve leggere un testo sacro per spiegarti sta cosa. Infatti nessuno spiegava nulla, dovevi semplicemente fare quella cosa e cominciavi a sentire questa presenza come di un'anima che andava. Infatti veniva molto spontaneo spesso aprire una finestra come per farlo uscire. Allora, quando incominci a pensare a quella cosa lì, allora il percorso della vita incomincia a cambiare, no? Perché incominci a cercare il viaggio di quella cosa lì e non di quell'altra cosa.